Ciao bambini, eccoci di nuovo insieme. Allora, oggi vi volevo proporre un bigliettino per la festa del papà. È molto semplice, vedete? Qui c'è la faccia del bimbo, voi dovrete disegnare la vostra faccina. Qui c'è scritto: Caro papà, con te il mondo è pieno di colore e di amore. E ci sono tanti palloncini colorati, alcuni a forma di cuore, che rappresentano l'amore del vostro papà e l'amore che voi avete per lui. Allora, cosa ci serve per realizzare questo bigliettino? Prendi tutto un foglio, un cartoncino bianco normale che piegheremo a metà. E poi ci servono la gomma, la matita, delle forbici, dei pezzettini di carta o cartoncino di tutti i colori, la colla e delle matite colorate dei pennarelli. Per prima cosa dovete disegnare nella prima pagina del vostro biglietto, proprio qui, il vostro viso. Siete capaci? Un bel viso grande grande, vi faccio vedere che io qui ne ho già disegnato uno. Vedete, ho disegnato il viso di una bimba questa volta. Qui ho fatto un bimbo e qui ho fatto una bimba. Lasciate sempre un po' di spazio per poter scrivere caro papà con te. Allora, io adesso concludo qui un attimino la mia bambina che avevo già cominciato a colorare per accelerare un pochino i tempi. Ecco qua, sì, con le sue ciglia, le sopracciglia, dovete far tutto, mi raccomando, alla vostra faccina, Il collo, i capelli, gli occhi, le sopracciglia, il nasino, la bocca. E le sue orecchie sono coperte dai capelli, potete disegnare anche le orecchie, non dimenticate nessun particolare. Una volta che avete disegnato la faccina, dobbiamo mettere dentro i palloncini colorati. Allora, prendiamo i foglietti di cartoncino di carta e da quelli di tutti i colori disegniamo un palloncino come siete capaci, così, e poi lo ritagliamo. Ritagliamo il palloncino, ne ritagliate uno per colore, potete farlo un azzurro, un arancione, uno verde, uno blu, insomma di tutti i colori. Invece, con la carta rossa disegnate dei cuoricini belli grandi, poi anche questi li ritagliate in questo modo, così, così abbiamo il palloncino a forma di cuoricino. Una volta che abbiamo ritagliato tutti i nostri pezzettini, li dobbiamo incollare qui. Ma mentre qui vedete li avevo incollati tutti i vicini che volano su nel cielo, io pensavo di incollarli da una parte che volano tutti in una direzione. Allora mi prendo i miei palloncini che avevo già ritagliato, vedete, e i cuoricini, prendo la colla, un foglio di recupero per non sporcare tutto, e comincio a incollare i miei palloncini da questa parte qua all'interno del mio biglietto. Metto un palloncino qui, un altro lo metto qua, qui metto un bel cuoricino rosso, così, poi metto un palloncino blu, poi un altro cuoricino, perché al papà bisogna volere tanto, tanto, tanto bene, come quello che lui vuole a voi. Poi mettiamo ancora uno verde, verde scuro. Ecco qui. Tanti bei palloncini e tanti cuoricini. E anche uno fucsia. Guarda, ancora uno. Tanti, tanti palloncini. Questi palloncini sono tutti attaccati a un filo. Che noi facciamo col pennarello azzurro? E facciamo i fili che vanno in là, perché i nostri palloncini stanno volando tutti in quella direzione. Ecco tutti i nostri palloncini che volano in là. E poi, con il tratto pen nero, con un pennarello, facciamo ai nostri palloncini, ai nostri cuoricini, delle faccine simpatiche. Vedete? Gli occhietti, il nasino, la bocca, anche a questo. Gli occhietti, il nasino e la bocca. Anche a quello blu, tutti questi palloncini simpatici di tutti i colori,
anche quello verde. Ecco il cuoricino rosso. Vedete, i nostri palloncini hanno tutte le faccine simpatiche. E poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere le paroline per papà. Per cui dobbiamo scrivere nella parte davanti dove avete disegnato la vostra faccina, disegnate, scrivete: caro papà, con te. E all'interno, stavolta lo scriviamo da questa parte, scriviamo il mondo è pieno di colore e di amore. E poi mettete il vostro nome. Io metto Valentina. Ecco qua il bigliettino. Per il vostro papà. Caro papà, con te il mondo è pieno di colore e di amore, con tanti bellissimi palloncini colorati. Allora, se questo bigliettino vi piace, se vi è piaciuto come l'ho realizzato, potete provare a farlo anche voi a casa, però dovete fare in fretta perché la festa del papà è tra pochissimi giorni. Per cui spero che vi sia piaciuto. È facile, facile da fare e non ci vuole tanto materiale, ok? Allora, io vi saluto e ci vediamo al prossimo lavoretto. Ciao bambini, ciao, ci vediamo presto, ciao ciao!